Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vi vogliamo presentare con questo video l'unboxing della nuova videocamera di Picotech Intrepida DNA. Come potete vedere, questa nelle mie mani è la confezione della videocamera, dove potete leggere il nome e sulla quale sono riportate appunto alcune delle caratteristiche principali della videocamera e poi nel dettaglio altre indicazioni di tipo tecnico. In questi tre riquadri, invece, avete spuntato la gradazione della lente con cui la camera viene fornita. In questo caso vedete spuntato il 105, quindi in questo caso con la lente da 105 gradi. Nella parte alta la scritta Made in Italy, della quale siamo particolarmente orgogliosi. Come potete vedere, la confezione permette di vedere la videocamera in tutta la sua lunghezza e, proprio come prima caratteristica particolare, potete vedere che la confezione è costituita da un tubo di plexiglass con spessore 3 mm che, nella nostra intenzione, può servire anche per il trasporto della videocamera all'interno della borsa dell'attrezzatura o comunque per proteggerla durante i trasferimenti. Andiamo adesso ad aprire la confezione e vedere che cosa è incluso all'interno della confezione stessa. Andiamo pertanto, qua ci sono delle linguette, le andiamo a rimuovere in questo modo, una da un lato e una dall'altro. E andiamo ad aprire i tappi che stanno alle estremità 1 e 2. Nella parte inferiore della confezione trovate gli accessori e la cavetteria, per cui tiriamo fuori, diciamo, i componenti principali, il libretto delle istruzioni, trovate una bustina che poi andremo a vedere nel dettaglio con gli accessori, cavo per lo scaricamento dati, presa USB e il cavo per collegare la videocamera alla televisione per poter vedere in modalità webcam quello che la telecamera sta riprendendo in tempo reale. Andiamo quindi a estrarre la videocamera tramite la linguetta che abbiamo in dotazione e riusciamo ad estrarla. La confezione la mettiamo da una parte ed ecco la videocamera. Nella parte sottostante avete questi due tappi che tengono ferma la linguetta, che serve per tenere bloccata la videocamera all'interno della confezione. Li rimuovete ed ecco che avete liberato la videocamera. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio che cosa è contenuto all'interno della confezione. Apriamo la scheda degli accessori, poi faremo vedere anche come possiamo utilizzarli per il nostro utilizzo. Allora, trovate un cordino di sicurezza, che è quello che serve per assicurare la videocamera al fucile o a qualsiasi supporto voi la vogliate collegare. Avete una capsula con inserito del grasso al silicone per la manutenzione della videocamera. Avete una seconda guarnizione per il tappo, in caso si deteriori quella inserita nella confezione principale. Avete questo particolare tipo di sistema con la vite a passo fotografico, che poi vi mostreremo come può essere utilizzato. Una clip di sicurezza, quelle classiche tipo clip dei cellulari, che vi permette di bloccare e sganciare la videocamera in qualsiasi momento. E poi avete una serie di viteria che vi serve per il montaggio della videocamera. Per cui avrete
due grani di lunghezza 40 mm, due grani di lunghezza 16 mm. Spostiamo qua. Due grani lunghi 25 mm, quattro distanziali di plastica, delle rondelle di plastica, rondelle a tesa larga per viti M4, due dadi a farfalla per M4 e questi tappi in plastica. Inoltre avete un perno che serve per bloccare il sagolino che avevamo visto prima e importantissime queste due rondelle di zinco che funzionano come anodi sacrificali che servono per preservare la videocamera da eventuali correnti galvaniche che si possono instaurare quando immersa in acqua salata la videocamera va a contatto con parti in acciaio come possono essere quelli delle staffe o quelli di un altro supporto che avete ideato, sempre comunque in acciaio. Mettiamo allora da una parte e iniziamo a vedere come possiamo montare la videocamera. Come il modello precedente, abbiamo due fori filettati in basso, due fori filettati a sinistra e due fori filettati a destra che servono per il fissaggio. In questo caso, rispetto al modello precedente, cambia il fatto che invece di essere fori filettati da 3 mm, sono fori filettati da 4 mm. Ora, supponiamo che noi vogliamo montare la videocamera nella configurazione classica su una staffa sfruttando i due fori inferiori, per cui gli altri quattro fori non vengono utilizzati. Andiamo allora intanto come prima cosa a prendere un po' di grasso al silicone, basta avere un bastoncino come questo, prendiamo un po' di grasso e lo andiamo a inserire nei fori che non verranno utilizzati che verranno utilizzati sia per il fissaggio della videocamera ma anche per gli altri. Questo al fine di preservare la filettatura interna, che è sempre difficile da pulire nella fase di risciacquo della videocamera. Ecco, in questo modo. Dopodiché, supponiamo che vogliamo andare a fissare la nostra videocamera su una staffa come per esempio la nostra, utilizzando quelli che sono i grani più lunghi. Quindi prendiamo per esempio il grano da 40 e lo avvitiamo in questo modo. Poi prendiamo l'altro e lo avvitiamo in quest'altro modo. Ecco, così. Poi prendendo una chiave a brugola da 2 si va a dargli una leggera serrata. Non importa tirare alla morte questi grani e avete la videocamera in questo modo. A questo punto si va a inserire per esempio dei distanziali che possono servire per alzare, quindi la posizione, che servono per alzare la posizione della videocamera lungo questa direzione. Importante è mettere sempre una prima rondella a tesa larga dove ho il silicone, questo perché il silicone quando viene schiacciato poi si comprime e altrimenti rimarrebbe a livello più basso del foro sull'altra ghiera. E per esempio andiamo ad inserire i distanziali che avete all'interno della confezione, in questo modo. Dopodiché potete inserire la vostra staffa in questo modo e andare a bloccare il tutto tramite i dadi a farfalla. Prima di fare questo, vi consigliamo di prendere gli anodi sacrificali evidenziati dalla fascetta rossa, la tagliate, fatta in questo modo, e potete inserire i due anodi sacrificali in questo modo, in modo tale che stiano a contatto dell'acciaio della staffa. Dopodiché prendete
i dadi a farfalla e andate a stringere il sistema in questo modo. E così avete già la vostra videocamera fissata sulla staffa. I fori invece che rimangono liberi come possono essere utilizzati? Abbiamo detto che avete nella confezione anche un perno, che è questo, per tenere la telecamera collegata tramite un cordino di sicurezza. Quindi supponiamo di utilizzare il foro questo alto, prendete una rondella di plastica, l'avvitate in questo modo e la andate a stringere. Ecco fatto. Così avete il perno che vi permette di tenere bloccata la videocamera. Gli altri rimanenti fori che rimangono liberi li potete andare a chiudere con i tappi che sono presenti all'interno della confezione. Quindi, uno, due e tre. A questo punto, tramite il cordino di sicurezza, lo potete far passare all'interno del perno, fate un piccolo nodo da un lato, in questo modo, e lo potete andare a collegare sulla parte maschio della clip in modo tale da assicurarvi la videocamera al vostro supporto. Come ultimo aspetto invece andiamo a vedere come si fa a montare l'adattatore per vite a passo fotografico sulla videocamera. L'adattatore ha avvitato sopra di sé una vite a passo fotografico con una rondella di gomma per creare attrito, lo mettiamo da una parte, e poi ha due vite e due distanziali bloccati dai due dadi autobloccanti. Rimuoviamo i due dadi autobloccanti e andiamo ad inserire il supporto sui due fori filettati inferiori, può essere anche laterale, niente ce lo vieta. Andiamo come nel caso dell'utilizzo dei grani a utilizzare una rondella nera per il fissaggio della videocamera in questo modo e andiamo a appoggiarlo in corrispondenza dei fori. Con la chiave da 2,5 andiamo a stringere il supporto in questo modo. Andiamo a schiacciare la parte dove c'è il silicone, anche in questo caso non importa stringere le viti, basta a questo punto e avete il supporto montato. In questo modo, grazie alla vite, potrete per esempio montare la videocamera su una staffa come questa o su qualsiasi staffa autocostruita dotata di un foro. Infatti basterà inserire la vite in questo modo e andarla a bloccare nella posizione desiderata con la vite M4. Ecco fatto, semplicissimo. Questo adattatore a passo fotografico inoltre potrà essere utile in tutti quei casi in cui vorrete andare a montare la videocamera su, per esempio, cavalletti fotografici oppure su supporti che andremo a presentare prossimamente come questi, adatti anche per altri tipi di sport. Infatti anche in questo caso noi potremo montare la videocamera su un supporto come questo, per esempio per il surf, fatto in questo modo. Quindi potremo filmare le nostre riprese. Oppure per esempio, una volta rimosso, andare a utilizzarlo su un altro supporto che è quello da bicicletta, come questo. Quindi andrò a bloccare
il mio supporto in questo modo e grazie al tiraggio potrò far sì di inclinare e abbassare la mia videocamera anche in sport diversi, oppure in questo modo, dall'attività subacquea. Ecco pertanto che l'Intrepida DNA non si configura come prodotto solo ed esclusivamente per le attività subacquee come era il modello precedente, ma anche si configura come un prodotto adatto per altri tipi di attività, sempre di tipo estremo. Con questo ho concluso, alla prossima. Ciao a tutti!